20, Rai 3. Ciao a tutti, siamo davvero orgogliosi e felici di poter presentare queste circa 15 ore di girato di Otello, la deficienza della donna di Carmelo Bene. Otello, la deficienza della donna è stato prima uno spettacolo teatrale nel 1979, poi quest'opera girata soltanto per la televisione alla fine dello stesso anno, in autunno, tra ottobre e novembre, riportata al teatro nel 1985 e montata successivamente tra il 2001 e il 2002 per la televisione e per quella che è l'ultima opera di Carmelo Bene che apre questo fine settimana, che è Otello, la deficienza della donna, appunto girato nel 79 ma montato soltanto pochi mesi prima di morire, da Carmelo Bene e Marilena Fogliatti di Re Educational. Marilena Fogliatti, che era stata assistente, aiuto di Carmelo già nel 79 durante queste riprese. Proprio oggi abbiamo presentato 20 minuti di queste Rashis al Festival Il Cinema Ritrovato a Bologna. Ringraziamo tantissimo il Festival, la Cineteca di Bologna, per averci dato questa possibilità di proiettare appunto questo ritrovamento straordinario. Il ritrovamento è avvenuto nel nostro archivio circa un anno fa, mentre rimettevamo a posto, e abbiamo ritrovato 28 cassette, cassette BVU, il formato video appunto della fine degli anni 90, su cui erano riversate queste circa 15 ore di girati del 1979, quando Carmelo appunto decide di girare per la Rai una versione TV del suo Otello, e la Rai gli mette a disposizione lo studio 1 di Torino, quattro camere e la tecnologia a due pollici, assolutamente all'avanguardia per l'epoca. In quel periodo la Rai produce diversi lavori in questi formati, tra cui Il mistero di Oberwald di Antonioni, girato nello stesso periodo, ed è noto che Carmelo Bene e Antonioni si incontrassero poi agli inizi degli anni 80, quando Carmelo iniziò appunto questo montaggio, che però abbandona ben presto, lo riprenderà soltanto appunto pochi mesi prima della morte. Carmelo, già un anno prima, nel 78, aveva dichiarato del suo interesse nella televisione come possibilità di girare dei documentari sul volto umano. Per questo insiste sui primi piani suoi, come degli altri attori, da Cosimo Cinesi, da Cosimo Cinieri a Isabella Bolmida a Francesca Martini. E il girato di Carmelo è un girato ovviamente sperimentale. Carmelo lavora molto sui bianchi, sui neri e sul magenta. Queste 15 ore che state per vedere, di cui si è occupata tantissimo Simona Fina, che firma con me queste notti, si è occupata di tutto quanto l'iter tecnico, che è stato davvero molto lungo e parecchio faticoso. Ringraziamo tutti i tecnici Rai che hanno collaborato appunto a questa impresa. L'impresa è stata riportare in file queste 28 cassette. Noi le abbiamo lasciate integrali, così come sono, mute quelle che sono mute, sonore, quelle sonore
sonore, abbiamo lasciato gli sganci video, abbiamo lasciato gli scratch. E l'ordine in cui le abbiamo messe è un ordine squisitamente cronologico, cioè dal primo giorno di riprese fino all'ultimo. Non sono tutti i giorni delle riprese, ma soltanto la parte di materiali che Carmelo, appunto, insieme a Marilena Fogliatti avevano deciso fosse utile al montaggio della versione definitiva. Come arrivano da noi queste immagini? Arrivano grazie all'amicizia tra Enrico Ghezzi e Carmelo Bene. Enrico e Carmelo si conoscono dalla fine degli anni Ottanta e si frequentano praticamente fino alla morte di Carmelo. E Enrico prende in custodia queste 28 cassette. Da queste cassette Donatello Fumarola tirerà fuori Una notte celebre di Fororario, andata in onda poco tempo dopo la morte di Carmelo, col titolo Infinito Tello, in cui ci sono appunto un 2-3 ore di questo girato montate insieme a pezzi di altri film. Questa volta invece le Rushes ci sono tutte, a volte le scene si ripetono non solo per trovare quello che Carmelo cercava da se stesso, dagli attori, quindi la classica ripetizione delle scene, ma si ripetono a volte anche perché sono girate in contemporanea con due o tre camere che chiaramente hanno un'inquadratura diversa, e noi le riproponiamo a volte in blocco per cassetta, cioè il girato di seguito, non sempre rispettando la cronologia dell'orario, ma tenendo presente sempre la cronologia del giorno, appunto. Una quarta notte andrà in onda invece il prossimo fine settimana, domenica 9 luglio, ed è questa l'unica possibilità al momento che abbiamo, che avete per vedere questo materiale, proprio soltanto ora, a tarda notte, domani e dopodomani, appunto la prossima domenica, ma sempre a tarda notte perché per motivi di diritti non possiamo metterle su replay. Ultima cosa, un po' di ringraziamenti da fare. Ringraziamo Salome Bene per averci dato la possibilità di proiettare l'Otello e appunto gli estratti delle Rushes al Cinema Ritrovato. Ringraziamo Rai Cultura tutta per come ci è stata vicino, soprattutto per quanto riguarda appunto l'operazione Festival Cinema Ritrovato. Ringraziamo Luca Boncristiano che appunto per tutto questo ciclo, Carmelo Bene per sempre, come l'abbiamo intitolato, sottolineando appunto che Carmelo per noi è davvero l'unico bene comune che conosciamo e che non ci interessava, come abbiamo detto durante tutto lo scorso anno, partecipare alla commemorazione dei 20 anni, ma ci interessava e ci interessa continuare a lavorare sull'opera di Carmelo, continuare a lavorarci in modo pratico, non soltanto a parole. Spesso Carmelo è vittima di tanto chiacchiericcio, è vittima di aforismi mai scritti, di frasi estrapolate e spesso solo per fare spettacolo, mentre ci sono persone che ancora oggi lavorano appunto per l'opera di Carmelo, per portare alle persone il lavoro di Carmelo, a volte appunto anche inedito, come sono queste Rushes. E Luca Boncristiano ci è stato appunto vicino durante tutto questo ciclo, ha curato il libro fondamentale di quest'anno, che è Si può dire solo nulla, insieme a Federico Primosic, lo abbiamo presentato a febbraio scorso, così come Elisabetta Sgarbi è riuscita a ripubblicare dopo tanti anni l'opera Omnia di Carmelo Bene, che crediamo sia un libro fondamentale per chiunque ami Carmelo, è stato ripubblicato per La nave di Teseo proprio pochi mesi fa. E ecco, tutte queste persone che continuano ad impegnarsi per la diffusione, per lo studio dell'opera di Carmelo Bene sono persone che ringraziamo e che sentiamo vicine. A tutti voi buona visione con queste Rushes. Se non le vedrete tutte in questi giorni, le rimanderemo ancora nei prossimi mesi. E grazie ancora Enrico per averle portate qui e grazie ancora a Carmelo per tutto quello che ha fatto nella sua vita, che è veramente straordinario e che forse capiranno chi ci sarà tra centinaia di anni. Buona visione ancora.